Cosa vuole il narcisista? Di cosa ha bisogno il narcisista per appagare i suoi bisogni? Se vuoi conoscere le risposte, continua ad ascoltare. Il narcisista vive rapporti con gli altri, comprese le sue storie, con il solo scopo di soddisfare i suoi bisogni. Di conseguenza, non si pone nessuno scrupolo per portare a termine i suoi piani e raggiungere i suoi obiettivi. Perché lo fa? Il narcisista può essere paragonato senza alcun problema ad un buco nero che assorbe tutta la luce che gli orbita attorno. Ogni sua azione è mossa dal bisogno di mantenere la sua autostima ed ottenere continue conferme del proprio valore. Per raggiungere i suoi obiettivi, il narcisista non guarda in faccia nessuno e spesso danneggia chi gli sta intorno tramite ricatti, violenza psicologica, emotiva e manipolazioni. Quindi il narcisista ricerca tutte quelle attenzioni degli altri che vanno a pompare il suo ego, così l'immagine che il narcisista manipolatore ha di se stesso diventa sempre più reale. Questo processo, oltre ad appagarlo, gli permette anche di colmare diversi vuoti e le ferite a livello psicologico che si porta dall'infanzia. Infatti, buona parte di coloro che sono affetti da sindrome narcisistica della personalità hanno subito dei traumi durante il periodo dell'infanzia. Il narciso manipolatore cerca di coprire le sue sofferenze, le sue ferite con il nutrimento narcisistico. Ora vi descriverò i quattro bisogni fondamentali che il narcisista vuole dalle persone o dal partner. Il primo è il controllo. Questo è il bisogno primario di ogni narcisista manipolatore. Egli cerca di espandere la sua ombra su tutte le persone che gli orbitano intorno. Quindi fa di tutto per controllare la vita dei colleghi, degli amici, dei suoi familiari ed ovviamente del partner. Il secondo è l'ammirazione. Un narcisista non avverte solo il bisogno di essere come una divinità per chi gli sta intorno, vuole anche che le altre persone lo prendano come esempio. Ama essere ammirato e di conseguenza il manipolatore desidera e brama che tutti si riferiscano a lui come un punto di riferimento da seguire. Il nutrimento massimo dell'ammirazione arriva nel momento in cui tale apprezzamento arriva da persone che il narcisista manipolatore non conosce in maniera diretta. Terzo, supremazia è un altro bisogno fondamentale del narcisista, ovvero il bisogno di sentirsi superiore tanto al partner quanto alle altre persone. Anche per questo motivo il narcisista si sente molto attratto da donne sposate o impegnate. Infatti, riuscendo a convincere una persona impegnata ad andare a letto con lui o con lei, il narcisista manipolatore si sente superiore all'uomo al quale sta soffiando la donna, rimarcando la sua figura di maschio alfa. Allo stesso modo, si diverte a mettere una contro l'altra amiche o donne della stessa famiglia tramite la tecnica della triangolazione. Il quarto bisogno è l'affetto. È una componente fondamentale del narcisista. Infatti, anche se non lo ammetterà mai, egli ha un enorme bisogno dell'affetto della sua partner. Il più delle volte, coloro che hanno disturbi della personalità di questo tipo, durante l'infanzia hanno vissuto il trauma dell'abbandono. Ecco perché il narcisista pretende che la partner lo colmi d'amore con conferme e attenzioni. Lo stesso discorso vale pure per i suoi familiari e amici. Dietro al narcisista fatto di orgoglio e di ego smisurato si nascondono debolezze e traumi. Questo, purtroppo, potrebbe indurre chi è vittima delle sue macchinazioni a giustificarlo, oppure a coloro che ne hanno appena incontrato uno ad abbassare la guardia. Attenzione! Non si potrebbe commettere errore più grave. Questa decisione porterebbe la donna di turno a diventare l'ennesimo burattino nelle mani del narcisista manipolatore maligno, oppure l'uomo. Al di là delle ragioni che portano il narcisista ad essere tale, le sue macchinazioni restano sempre terribili ed altrettanto traumatiche per chi le subisce.
Ecco perché con i miei video provo a sensibilizzare sull'importanza di conoscere e difendersi dalle tecniche di manipolazione del narcisista psicopatico maligno, così da evitare di diventare parte del suo nutrimento narcisistico. Se vuoi contattarmi, scrivi a paolafendi@gmail.com. Ci vediamo nel prossimo video.